Oggi parliamo di 5 film ambientati il giorno di Halloween, da guardare a Halloween. Una maratona con 5 pellicole, alcune più recenti, altre già entrate nella leggenda, da spararsi mangiando popcorn come se non ci fosse un domani, tracannando una birra dietro l'altra. Perché quando le streghe vanno a cavallo, si vedono i gatti neri, la luna ride e sussurra, beh, siamo vicini a Halloween. Partiamo con La vendetta di Halloween, che si aggiudica il 5º posto di questa classifica. Dei film che ho scelto, questo è il più recente, più precisamente di 15 anni fa. Eppure, grazie a 5 episodi che si legano l'uno all'altro, grazie a Sam, uno strano esserino con la testa a forma di zucca, questa pellicola fa centro e assicura più di un salto sulla poltrona. Durante l'aperitivo può andare più che bene. Al 4º posto abbiamo invece il mitico Morte a 33 giri, se cercate bene lo trovate su YouTube, un vero cult con alcuni ospiti davvero speciali come Ozzy Osbourne e Gene Simmons dei Kiss. Questo film racconta la storia di un ragazzo emarginato, amante dell'heavy metal, che deve fare conti con la morte della sua rockstar preferita, tale Sammy Carr. Una sera, facendo suonare al contrario l'ultimo disco del suo idolo, inizia a sentire la voce di Carr che gli parla e beh, questo è solo l'inizio, un film totalmente anni 80, pieno di musica metal dall'inizio alla fine, uno spasso poco ma sicuro. Al 3º posto un altro film davvero mitico, La notte dei demoni, anche questo come precedente disponibile su YouTube se cercate a modo, super cult del 1988 firmato da Kevin Tinney. Punk rock, jack di pelle, sesso, birra e cocaina, è un demone che proprio non vuole lasciare stare i ragazzi e le ragazze che si trovano in una sperduta casa la notte di Halloween. Un film da spararsi tutto d'un fiato con più di un punto in comune con un altro assoluto cult degli anni 80, Demoni di Lamberto Bava. Al 2º posto di questa classifica troviamo invece La casa dei 1000 corpi, ovvero l'esordio dietro la macchina da presa di Rob Zombie, disponibile su Prime Video, il servizio streaming di Amazon. Due coppie viaggiano per la sperduta provincia americana la notte di Halloween e fanno conoscenza con l'iconico Captain Spaulding, che li porta a fare un giro al suo personale museo degli orrori, dove vengono narrate le gesta di alcuni serial killer. E questo è solo l'inizio dell'incubo che durerà tutta una nottata. Al 1º posto invece c'è il memorabile, leggendario Halloween, La notte delle streghe, disponibile tra l'altro da qualche giorno in Blu-ray 4K in una nuova edizione Steelbook edito da Midnight Factory. Passano gli anni, 44 quest'anno, ma l'opera di John Carpenter che racconta le gesta del mitico Michael Myers rimane sempre il film basilare da vedere ogni santo Halloween, perché nessuno ha mai raccontato meglio di Carpenter la serata dedicata alle streghe, perché non si riescono più a creare personaggi come il nostro Michael, perché molto semplicemente Halloween, la notte delle streghe, sta là. Alla notte di Halloween, come mamma ho perso l'aereo, sta al Natale. Un classico senza tempo, insomma.